domani muoio. Io oggi voglio fare tutto quello che mi pare. Cioè, questa è la mia filosofia di. Stavo parlando con la. Cioè, mi ha chiamato la mia migliore amica. Comunque, che hai scritto? Comunque, sì, adesso gli ho mandato una lettera direttamente sul posto di lavoro. No, così sei eccessiva. Ma che fai? Che gli hai scritto questa lettera? La lettera sul posto di lavoro? Non mi piace. Non mi piace. Ma stai bene con la testa! Sì, perché lui mi ha bloccata e l'ultima parola deve essere mia. No, te ne devi andare. Non l'accetto. Parla spesso della sua ex davanti a me. Molto inquietante. Strano come tu ci stia ancora insieme, però ok. Cioè, tipicamente io questo lo facevo quando volevo appendere un ragazzo e cioè, mi riusciva anche questa cosa. Sei andata già da Zara al Campania? No, non ci sono ancora andata perché già so che farò un mega guaio, quindi sto aspettando un attimo per andarci. Mamma mia, che ha fatto tua mamma per essere nominata sotto questa live? Volevo dire qua sotto, mi sono bloccata. Che sta succedendo già al mio palazzo? Per me. Ah, mo, meno male che è morto, cioè ci ha mandato una lettera su giù al posto di lavoro. Pensa se fosse stato vivo questo, che cosa avresti fatto? Quanti anni tieni? Tengo la settimana prossima 24. Però questo tieni mi ha fatto un po', sai come? Un po' il brivido. Ui, non vedo l'ora che si fanno le tre per andarmi a far stemma, non ce la faccio più. Ve lo giuro. Grazie. Cosa vuoi per il compleanno? Niente. 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 Il mio regalo già l'ho avuto. Ed è, non è una cosa materiale. Lo so, Silvia, io lo so per. No, allora, mo ti picchio. Ma io stavo proseguendo per la mia strada e è stato lui che mi ha chiamato con lo scopo per distruggermi. Ma tu non hai capito che lui non è che se ti chiama è per distruggere. Non mi dite niente. Scusatemi. Però la mia migliore amica mi chiama sempre. Che ha scritto? No, comunque a me questo mi fa innervosire. Mi fa innervosire. Che stavo dicendo e mi sono scordata, meglio così. Silvia, mi consigli un buon correttore low cost? Ma non lo so, cioè sinceramente uno di quelli di Wacom sono molto buoni. Anche quelli di NYX. Sì. Però penso che ci sei passata anche tu a soffrire per. Ma chi deve soffrire? Ma stai bene con la testa. Allora. Tu quello che non hai capito è che non ti entra nel cervello, però che ti entrerà poi piano piano nel cervello, ovviamente, è che se uno ti lascia e se uno non ti calcola, ma il motivo, cioè il senso di stare male per quella persona, ma quale? Cioè, io non ho capito, tu non solo vieni appesa, non solo non ti calcola, ti blocca, ti insulta, stai pure male, ma per chi? Cioè, per me non ha senso. Non ha senso, punto. Basta, mi sta facendo innervosire. No, comunque non ha veramente. È veramente una cosa ridicola. Secondo te è normale che il mio ragazzo mi promette una cosa e non la mantiene? Amo, è uomo. Cioè, non è che il tuo ragazzo è uomo. Sei stupida tu che ci metti il pensiero quando ti promette una cosa. Cioè, ancora. Queste sono le basi. Cioè, queste sono proprio le basi. Capito? Stanno elettrizzando i capelli dal nervosismo. Ma mi metto l'olio. Tanto non si sporcano, voglio dire.
Io farei di tutto per lui, ma che cosa? Ma che cosa? Farei di tutto, ma lui farebbe di tutto per te, te so. No. Lo so, devo andare avanti, evidentemente voleva solo vedere. Allora, calcola che lui tornerà altre 50 volte per vedere se tu stai ancora là. Quindi non è che ogni volta che lui torna da te tu devi stare sempre là. Diciamo, ma può essere il mio migliore amico. No, perché se la metti così, allora ok. No, 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 ragazzi della mia età no, sinceramente. Preferirei un ragazzo un po' più grande di me. Ad oggi non ci vado più appresso a quelli più piccolini. Ma che è sta capo? Vabbè. Comunque non si fa. No, non sono per niente d'accordo. I capelli di nuovo. Come lo fa? Sì, ok, però parlate. Vabbè che si è bloccata 10.000 volte questa live. Però dai, parliamo un po'. Che crema corpo usi? È una di Montale. Sono Ariete. Però io dell'Ariete non c'ho praticamente nulla. Quindi boh. Non lo so che sono. Io non ci credo poi ai segni zodiacali, queste cose qua. Dovrei tornargli tutto indietro. Ti la fa una vita, te l'ho detto proprio chiara chiara. Ti devi fare una vita. Basta, cioè ti stai ossessionando con questo. Sei felice? Sì, ultimamente molto. Deve tornargli. Ah, scusami. Sì, ma non ci pensare. Apriresti mio OnlyFans? No. Assolutamente no. Cioè, ho avuto la possibilità, però no. Non l'ho mai fatto. Ok, bravo. Inizia ad uscire, inizia a sentire persone nuove, non uscire con i ragazzi. Inizia a fare cose diverse, inizia a parlare con altre persone. Però no. Antonio, non mi sono truccata in live, mi dispiace. La prossima volta lo farò per te. Quando ti fai più bionda, maggio, maggio-giugno. A che serve a te? Serve a tutte. Tiratela di meno, amo. Francesca, vaffanculo. Guardatemi la live, non mi interessa, però mi andava di risponderti così, anche perché io non sono per niente una che se la tira. Quindi hai qualche grave problema. Sì, mamma mia, io mangio sempre. Pure a te, Antonio, ciao, un bacio.